È terminato il TV Giornale di Telestense, eccoci qui pronti per match. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Anche oggi giornata importante, ennesima partita su cui ci sono diverse aspettative. Insomma, dopo le 5 vittorie della SPAL, SPAL-Pisa, la SPAL sta per entrare in campo proprio adesso al Paolo Mazza. Però devo dire oggi una puntata con tante sorprese, del resto ne stiamo tirando fuori ogni settimana. Intanto do il bentornato a Maria Vittoria Pasetti. Ciao Vittoria. Ciao Nicola, buon pomeriggio a tutti. Poi attenzione, attenzione, abbiamo con noi Corrado Magnoni. Ciao Corrado. Beh, una presentazione di questo, di questo livello. Attenzione, attenzione, Nicola, scusa. Hai fatto bene, attenzione, attenzione, perché ci sono tante novità. Ben ritrovati allora a tutti gli amici di Telestense, a te Nicola, ai tuoi ospiti. E soprattutto mi fa piacere tornare, che torno per la prima volta in Serie B, ma torno in un momento particolare dopo 5 vittorie di fila che fanno ben sperare per questo Natale in casa Spalla. Speriamo che sia un Natale felicissimo. Le premesse per fare bene in questa stagione ci sono tutte, con la Spal che è sicuramente fra le prime tre candidate a salire di categoria in questo campionato cadetto. Poi no, dopo ti dirò le mie su quanto riguarda Pisa, poi ho delle novità, delle notizie, certo. Allora un po' alla volta ti faccio dire tutto, però fammi almeno salutare Fili Grandini, scusa. Anche perché ogni volta che c'è Fili Grandini sappiamo che il pubblico femminile, pim, ha un'impennata. Pensa Fili, che l'ultima volta ho scoperto, dopo che eri andato via, che alcune tue fan mi avevano bacchettato perché non ti abbiamo fatto cantare. Quindi oggi recuperiamo non con uno ma con due brani addirittura. Due video facciamo. Due video. Molto bene. Tanto... Così la buttiamo lì, quindi rimanete con noi, sentiremo Phil cantare e poi magari ci racconterai anche, insomma, adesso che torniamo in zona gialla, quindi riaprirai il bar in maniera ufficiale. Ci sono un po' di novità, speriamo bene che portino qualcosa di nuovo e di buono. Va bene, allora poi tra un attimo avremo in collegamento Skype anche Franco Casoni e Matteo Agnelli, non li vedo ancora collegati, so che ci sono, ma insomma tra poco ce li daranno anche in studio, per cui avremo modo di parlare anche con loro. Allora, Corrado, visto che hai tante cose da dire, via, ti faccio subito partire quando la partita è già cominciata da un minuto, tra l'altro, vero? Beh, 0-0, adesso è appena iniziata, Spal contro un Pisa che comunque non passa un momento brillantissimo. I precedenti sono tanti e vedono comunque le squadre bilanciarsi fra vittorie e pareggi, anzi mi pare che il pareggio sia il risultato che è uscito più spesso. Ecco, noi speriamo di vedere un pareggio, se deve essere con tanti gol, per divertirci. Ovviamente noi ci auguriamo la Spal che è vittoriosa subito in attacco, che impensierisce il portiere ospite. La Spal che è partita a spron battuto, sta cercando la via del gol con delle azioni prolungate in attacco, adesso prova la via del fondo, trova un calcio d'angolo, Spal che è partita fortissimo, mi fa piacere di aver portato bene ai biancoazzurri. Ecco, abbiamo visto poco fa un'azione dirompente della Spal che ha rischiato subito di regalare una gioia ai tifosi che la guardano da casa, come siamo ormai abituati ai tempi del coronavirus, di vedere purtroppo, ahi noi, gli stadi vuoti, capisco l'emergenza. Quindi adesso ci godiamo lo spettacolo nella maniera più virtuale possibile. Scusa, seguo anche l'azione, Nicola, no, visto certo, che la Spal è tutta nell'area di rigore del Pisa, esce con i pugni il portiere, ma la Spal riesce a recuperare il pallone e deve purtroppo però accontentarsi di tornare dalle parti di Tiam per far ripartire l'azione proprio dalla propria metà campo. Ancora un lancio largo per cercare di innescare gli avanti i biancoazzurri, ancora un tentativo di arrivare sul fondo, stoppato però dal Pisa. Ecco, mi sembra anche un po' una sfida, se vogliamo, rinascimentale con una Pisa. Rinascimentale, che bellissima questa cosa. Rinascimentale mi piace. Rinascimentale, guarda, è una roba che me lo fa di telegiornale giocare, quasi più. Guarda, me lo volevo giocare più avanti, però studiando un po' anche il Ducato di Toscana, in cui si erano anche infilati gli estensi. E diciamo che la Spal, da questo punto di vista, da un punto di vista storico, ha dato del filo da torcere alla Repubblica Marinara di Pisa, e quindi ci aspettiamo che oggi tornino i fasti degli antichi cavalieri dell'arme, gli amori, le audaci imprese, e che una di queste imprese sia proprio la vittoria di questa partita, che proietterebbe i biancoazzurri ovviamente nel trittico delle meraviglie per salire di categoria e dare già un segnale importante agli avversari. Poi parleremo di quello che è il calcio politica, un po' meno entusiasmante, però bisognerà vedere cosa farà la società. Guarda, poi su questo cerchiamo di non bruciarti subito le cose. Ne ho talmente tante che posso andare avanti. Ma lo so che potremmo andare. Guarda, oggi pensa che tra l'altro il programma va avanti fino alle 4:20, ve lo dico subito, quindi anche a partita terminata. Guarda, ne hai, telefono a casa di non tornare ne a cena. Ne hai da sparare. 4:20 del mattino festeggiamo il Capodanno in anticipo, già capito. Allora intanto ascolta, fammi salutare Matteo Agnelli che è in collegamento dalla mitica Renazzo. Ciao Matteo, ben ritrovato.
Ciao Nicola, un buon pomeriggio a tutti, saluto Corrado, File, la meravigliosa Maria Vittoria, ovviamente anche te, ecco. Certo, certo. Allora, Maria Vittoria, diciamo che... Allora, scusate Matteo, chiedo alla regia se ci possono alzare un po' il ritorno, perché ti sentiamo basso, però insomma, diciamo nella tua location, diciamolo pure Matteo, teoricamente per l'ultima volta, visto che da domani torniamo gialli e quindi poi potrai tornare anche nei nostri studi, poi vedremo se sarà così, ma insomma gialli ci torniamo sicuramente, insomma, ok? Sì, sì, ma va bene anche qua via Skype, è un piacere essere con voi. Allora, no, volevo dire su Maria Vittoria che ha fatto alzare la voglia di leggere i libri in tutta Ferrara, ecco, questo è molto su Instagram. Mi è stato detto, beh, sono contenta. Senti, la cultura è importante. Ecco, tra poco Vittoria ti facciamo fare un po' l'elenco anche delle partite che si giocano oggi. Tra l'altro potete contattare e scrivere, chattare tramite la diretta Facebook con Vittoria che sta per partire in questo momento. Matteo, allora, qui 5 vittorie consecutive, oggi l'abbiamo detto anche nel TG, insomma si punta alla sesta. Che aspettative hai sulla base anche di quello che abbiamo visto nelle ultime settimane? Ma diciamo che, come dico sempre io, caro Nicola, il calcio regala emozioni ma mai certezze. Oggi sembra una partita facile, ma come ha detto anche Don Pasquale Marino, che io chiamo così, non lo è, perché il Pisa comunque è una squadra di categoria, ha un ottimo attacco con Marconi e Vido, dietro è vero che subisce tanto perché è la peggior difesa della Serie B, ma è una partita insidiosa. Io spero vivamente di vincere e vedere finalmente un gol di Paloschi, perché veramente... Non so se mi manca più Maria Vittoria o il gol di Paloschi, questo è da verificare, però è dura perché il campo alla fine decreterà questo. 6 vittorie sarebbero tantissimo, tantissimo, risultato forse inaspettato da parte di tutti, però Corrado ha fatto un'ottima analisi, condivido quello che ha detto. Diciamo anche che oggi c'è un bellissimo Lecce-Venezia che sto guardando in un altro monitor, quindi 2 partite bellissime. Ecco, allora Vittoria, io ne approfitterei per darti la linea per ricordare quali sono le partite in concomitanza oggi pomeriggio. Assolutamente, infatti oggi contemporaneamente alla nostra SPAL Pisa ci sono un sacco di partite molto importanti per quanto riguarda la classifica, infatti giocano Lecce e Venezia, Salernitana e Cittadella, che ovviamente anche loro sono molto vicini a noi in classifica, Salernitana al primo posto della classifica, quindi quella a cui noi puntiamo assolutamente. Frosinone Chievo e per finire Cremonese Entella, che sono un po' più lontane dalla nostra posizione in classifica, però guardiamo tutto molto volentieri. Va bene, Phil, invece tu, insomma, noi ci siamo visti 2 settimane fa, già c'era un iter, un andamento positivo, questo trend è andato avanti, insomma, devo dire che questa SPAL sta iniziando a darci le soddisfazioni che aspettavamo da tempo ormai. Abbiamo visto, stiamo vedendo un bel gruppo, stiamo vedendo dei ragazzi che hanno voglia di giocare insieme, che stanno bene insieme. E questo si vede moltissimo in campo, abbiamo anche una bella panchina perché comunque qualsiasi cambio facciamo comunque riusciamo a mettere in campo delle forze importanti, e quindi anche domenica scorsa contro l'Entella, quando la partita scorsa contro l'Entella, che eravamo comunque rimaneggiati anche a livello di formazione, siamo riusciti comunque, soffrendo un po', a portare a casa il risultato. Oggi siamo un po' più completi, vedo una SPAL molto propositiva che sta tenendo abbastanza il pallino del gioco, anche se adesso abbiamo rischiato un pochino, però mi piace come siamo partiti, vediamo di portare avanti questa partita nel modo più consono e di vedere semmai anche il gol di Paloschi, come dice Matteo, che abbiamo... Ci ha fatto vedere qualcosa solo in Coppa Italia. Vediamo, allora, visto che c'è oggi un Magnoni scatenato, che è un po' di mesi in arretrato, il gol di Paloschi te lo aspetti anche tu oppure... Ma io sono un grande stimatore di Paloschi. No, vabbè, ma assolutamente me lo aspetto. Insomma, È la sua partita questa. Saluto anche Matteo Agnelli, che ha proprio dato lo spunto. Vedo che Matteo l'hai messo... come posso dire, l'hai allontanato giustamente dallo studio, perché so che era troppo focoso, dopo 5 vittorie hai dovuto fare il collegamento esterno. Capisco l'emozione di queste giornate, vero? Il testosterone a 1000. Comunque no, dai, sto scherzando, mi fa piacere Matteo che tu ci guardi da casa e non sia qui, no, scherzo. Anche perché poi avresti visto una Maria Vittoria in grandissima forma e poi non so come andava a finire. Invece quello che commentavamo prima è un'azione veramente pericolosa del Pisa,
che con un diagonale per un disimpegno sbagliato poi della Spal, un errore macroscopico in fase di costruzione dell'azione difensiva, ha rischiato di farsi uccellare da una giocata improvvisa molto veloce e ben costruita dal Pisa. Per fortuna il tiro è andato di poco fuori dallo specchio della porta. Attenzione perché il Pisa ancora in attacco, manovra dal limite dell'area, poi il tiro per fortuna esce abbondantemente fuori, ma grande rischio, grave rischio anche questo per la Spal, che era partita bene e adesso di rimessa sta un po' subendo il gioco del Pisa. Ecco, speriamo che siano soltanto delle azioni sporadiche che lasciano il tempo che trovano, perché se no, se così non fosse, sarebbero bei guai in casa Spal oggi. Comunque 0-0 il risultato, cioè, dopo siamo ancora in un momento dove le squadre si stanno studiando, si deve ancora stabilizzare un po' il gioco, quindi ci sono molti capovolgimenti di fronte. Vediamo come va. Abbiamo però veramente subito un'azione importante prima. Intanto certo, ci siamo quasi. Sì, Di Francesco l'ha sbagliata di pochissimo stavolta. Vabbè, però insomma intanto diciamo che le premesse ci sono. Ragazzi, scusatemi, dovevo fare anche un saluto a un amico che tra l'altro è stato ospite proprio qualche giorno fa qui a Match in collegamento, cioè Max Fogli, che ci sta guardando in questo momento, è in convalescenza perché ieri ha avuto una piccola operazione, quindi lo salutiamo. Ciao Max. Ci siamo sentiti questa mattina, quindi ciao Max, rimettiti in forma quanto prima. Tra l'altro il mitico autore, mi dicevi Corrado tempo fa, dell'inno del Malborghetto. Giallo nero. Ecco. È grandissimo, una delle hit da Spotify più scaricate di tutti i tempi. Grandissimo. Max, mi spiace insomma di questa sua convalescenza. Comunque sta meglio, insomma, ci siamo sentiti stamattina con un messaggio, quindi so che ci sta guardando da casa in questo momento. Allora, intanto vi ricordo che dalla settimana scorsa per contattarci ci siamo allineati a tutti i programmi di Telestense, quindi anche noi abbiamo questo nuovo numero. Ricordatevi, non è invertito, è proprio così, SMS 439, non 349, 439 000 3337. Comunque vedo che state già scrivendo. Tra l'altro, ragazzi, ci sono i 7 players di Monistirolo che dicono cosa voler dire File e Corrado di nuovo insieme al mitico Nicola, forza Spal. Quindi vabbè, salutiamo gli amici Monistirolo. Ah, ecco, perfetto. Ho fatto lo speaker per anni al loro torneo e quindi di conseguenza poi è casa di File, quindi per loro vedono questa qui si gioca in casa sta un cosa. Cittadino d'adozione è un cittadino vero. Esatto. Poi insomma tanti altri che stanno scrivendo, anche Gianni da Cavezzo che dice: faccio il tifo per la Spal da sempre, ma faccio il tifo soprattutto per Maria Vittoria, bellissima e bravissima, l'aspetto alla conduzione della domenica sportiva. Cioè adesso cos'è, ce la rubano subito. Beh, sarebbe un bel salto, però come faccio ad abbandonare Nicola? Ah, vabbè, mettiamola così, vabbè, si dice così. Va bene, comunque sempre 0-0, degli altri campi, Vittoria, c'è qualche novità o ancora tutto stabile? Per adesso nessuna novità, ancora tutto fermo, quindi attendiamo, perché come abbiamo detto sono partite veramente interessanti e penso che presto i risultati si possano sbloccare. Matteo, se Vittoria ce la portano alla domenica sportiva, come facciamo? Beh, noi andremo a Sky o da Zona, allora faremo un po' di concorrenza. Andiamo anche noi. Anche io mi aspettavo, ne andiamo tutti insieme. Vabbè, no, anche perché... Ma Maria Vittoria, rimane a Telestense, che la domenica sportiva ormai è superata come programma, è meglio Match. Infatti, poi come fare senza senza Nicola? Più che altro con Maria Vittoria ci sarebbe... Quello soprattutto. Ci sarebbe la possibilità di vedere la conduttrice, perché la conduttrice di è vero, è ormai completamente flashata. Sta entrando dentro la scenografia, quindi non si vede più, si vedono solo gli occhi ogni tanto, quindi così sarebbe diverso. Senti Matteo, parto da te, poi coinvolgiamo ovviamente Corrado e anche Phil su questa cosa. Perché gli occhi sono l'unica cosa che non invecchia, Phil. Esatto. Quindi hai la stessa fortuna della Ferrari, tu avrai sempre gli occhi azzurri. Sono quelli. Quindi, allora fra un po' dovete buttarmi dei filtri. Mi devo accontentare. Infatti te le stesse. Senti Matteo, l'hai letta di questa notizia di Stefano Minelli, potenziale futuro portiere, o non l'hai ancora letta? Sì, ho letto ex Brescia e Padova, mi pare. Ma potrebbe essere una buona mossa, adesso io non so i tempi che avrà Berisha per il recupero, però affidarsi solo al giovane amico di Maria Vittoria, Dembatiam, magari è un po' rischioso. Se è uno svincolato, comunque un portiere affidato, viene a un costo accessivo, secondo me si può prendere. Perché il portiere, ricordiamocelo, è fondamentale.
Volevo salutare Corrado che vedo in forma smagliata. E ci siamo! E ci siamo! Go! Paloschi! Paloschi, l'avete detto? L'avete chiamato ed è arrivato. L'abbiamo chiamato, eccolo qua. Merito tuo dell'assist. Grande assist a Paloschi, io ti ho solo seguito a ruota. Però è stato tuo l'assist, ti hai messa tu questa palla. Come al solito, ragazzi, Arenasso, il gol arriva 15 secondi dopo, ma avete tolto. Però va benissimo così, va benissimo. Vabbè, comunque, insomma... grande Paloschi. Vantaggio della Spal al 13° minuto, per cui insomma direi che comincia come deve andare. Noi tra l'altro, vi anticipo, tra 20 secondi ci fermiamo un attimo per un breve spot pubblicitario, poi ritorneremo sulla cronaca, per cui vi ricordo 439-000-3377 e ci sono diversi messaggi nuovi arrivati, poi ve li leggo perché coinvolgono un po' tutti quelli presenti qui in studio. Diamo la linea dunque alla regia, ci ritroviamo tra qualche istante. E siamo sul 2-0, l'avete visto anche durante la pubblicità, raddoppio di Paloschi, peraltro questo Paloschi ormai oggi è... È la sua giornata, l'ha detto Magnoni prima. È la sua giornata, ma è matematica, pura matematica. Quando un giocatore del suo calibro scende di categoria, non segna da così tanto tempo, prima o poi è inevitabile che riesca a sbloccare questa situazione che non gli appartiene. Soprattutto Paloschi ha avuto poche possibilità di essere titolare fin dall'inizio. Non è che non era titolare le altre partite, però ha bisogno di rodare il motore, uno di quei giocatori che ha bisogno di sentire fiducia, pian piano sta arrivando, pian piano lui la ritrova, un conto in Coppa Italia che viene da un periodo in cui sono tutti fermi, anche lui ha dovuto, si è sbloccato subito dimostrando le sue capacità, ma adesso giocando con continuità questo è il suo rendimento a Serie B, perché comunque non dimentichiamolo, era un prodigio del vivaio del Milan, quindi non l'ultimo arrivato, certo, e merita sicuramente più fortuna e che riesca finalmente a dare il suo contributo alla causa spallina. Poi ricordava anche Maria Vittoria che prima in classifica alla Spal, almeno fino a durante la pubblicità, se adesso non è cambiato già nulla. Non più, perché ha segnato il Lecce contro il Venezia, quindi il Lecce sta vincendo 1-0 contro il Venezia. Però siamo tutti lì, esatto. Non mi stupisce perché il Lecce fa parte di quelle corazzate della Serie B che per forza di cose daranno filo da torcere alla Spal fino alla fine della stagione, quindi fa parte del programma e del copione di questa stagione. Tra l'altro il Lecce, se non ricordo male, è una delle squadre che affronteremo in questo dicembre, per cui insomma è una questione di sarà poche... Sarà un dicembre di fuoco, no, anche però, di coprifuoco. Ma comunque tu ieri, non so se hai sentito quello che ha detto Marino effettivamente insomma ha anticipato che sarà un dicembre molto 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 impegnativo. Se sono qui ci sono tante partite ovviamente, però insomma tutto può essere, per cui anche perché non abbiamo, vabbè che la Serie B è anche un po' così, però abbiamo tante squadre tutte a ridosso. Adesso dicevamo poco fa, eravamo in prima di classifica per qualche minuto da soli, adesso a pari merito, insomma tutto può veramente cambiare nell'arco di poche giornate. Sarà come una corsa di Moto 3 secondo me questo campionato, quindi ci troveremo in tante squadre, ovviamente speriamo anche la Spal, ma ci sono tutti il presagio giusto. E ci saremo in tanti là sopra a concorrere per fare qualcosa di buono. Certo. E quindi ci sarà da lottare ogni partita, già da adesso ogni partita è di un'importanza veramente incredibile. Allora faccio due saluti veloci da amici che ci stanno guardando su Facebook da lontano. Andrea dalla Spezia, che essendo spezzino è contro il Pisa e quindi è forza spalla a prescindere, ha scritto. E poi saluto anche Pio dalla Campania, saluto anche un paio di signore, diciamo non giovanissime da come si firmano, ma che ci seguono sempre, nonna Loredana e nonna Anna, e poi in generale tutti quelli che sono collegati in questo momento. Ricordo ancora SMS 439-000-3337. Allora, torniamo ancora un po' in cronaca, 26° minuto, Corrado, insomma direi che... Sai, ti dico onestamente, guarda, sai che io faccio l'uomo da strada, non il tecnico. No, lo so che sei un uomo da strada, ma tranquillo. No, io uomo da strada. Sì, lo so, ma io parlavo di te, infatti, sì, lo so che sei... Già trovarci su 2-0 al 27° minuto... Di questi tempi non riuscirei tanto a fare l'uomo da strada. Assolutamente. Ecco. Io ti ho conosciuto quando eri veramente un uomo da strada. Sì. Allora, la Radio Freccia, quando facevi ancora le telecronache con le dirette di Radio Freccia. Eri tipo Radio Freccia. Ok, vabbè. La tua voce mi accompagnava nei viaggi. D'accordo, adesso vedremo se in futuro. Vabbè, speriamo. Faremo radio insieme a te, ci vedrai bene io ma te facciamo un programma. Poi Phil ci canta. Phil fa il tappeto musicale. Uno dei sogni della mia vita professionale
è quello di fare la radio. Adorerei fare la radio, mi piacerebbe fare un programma. Qui, se uno io ho fatto radio quest'estate. Tu hai fatto radio, ho fatto Sound, radio infatti, e mi è piaciuto un sacco. È bellissimo anche io. Ho fatto qualcosina me. Ancora ai tempi di Rete Alfa, insieme quando c'era Jimmy, quando certo, c'era Poltro. Certo. Ogni tanto facevo qualche incursione in studio ed era una cosa che mi piaceva da morire. Ed è un sogno che è rimasto lì perché non ho mai potuto. Vabbè. Vedremo in futuro, oggi poi almeno a livello web è molto più semplice da sì, questo punto esatto, di vista. Sì, poi, vabbè. No, comunque dicevo, Corrado, un 2-0 al 28esimo, ma direi già al 25esimo minuto, se dobbiamo quello di prima, era un qualcosa che non vedevo da tempo e che un po' mi rassicura, anche se ovviamente il risultato è ancora assolutamente aperto, perché da qui alla fine potrebbe capitare veramente di tutto. Ecco, io quando ho visto in passato la SPAL con quegli 1-0 che si devono trascinare per tutta la partita, mi hanno sempre creato molto timore, onestamente. No, vabbè, questa non è la Serie A, quindi un 2-0 giocando così, non dico che faccia stare tranquilli, però insomma dà comunque, anche vedendo come sta giocando la SPAL, dà una certa tranquillità per quello che può essere da qui alla fine della partita, perché sta giostrando bene, perché sta controllando la situazione, ha il pallino del gioco in mano, tra i piedi, insomma, che dir si voglia. E non vedo grossi problemi, anche perché non vedo un Pisa spumeggiante, anzi un Pisa abbastanza cauto. E quindi insomma adesso bisogna andare sempre cauti con i pronostici, però non essendo la Serie A i ritmi non sono vertiginosi, favoriscono di certo la squadra di Marino, quindi penso che sia bene incoraggiante. Può succedere di tutto, però questo anche nella vita, caro mio, quindi ci accontentiamo del calcio. Il calcio si insegna, poi noi milanisti... Qui si apriamo alla parentesi 4-2, puoi dire 4-2. Basta poco. No, ma aspetta, si apriamo alla parentesi di Corrado Magnoni, stile di vita, qui potrebbe raccontarci tolgo le storie la giacca e ti all'infinito. Racconto. Se vuoi tolgo la giacca e ti racconto tutto quello che so e che ho imparato nella mia vita, insomma, di cose che ho capito, ma o che non ho capito. Comunque, sì, sentivo anche, parlavi di podcast, anzi faccio i complimenti all'amico Massimo Callegari. Certo, salutiamo. Questo filone, a proposito di cose carine, ogni tanto ne faccio anch'io, ho scritto due cose, adesso esce un articolo interessante per The Millennial, il portale, sulla partita più interessante dell'anno, e vuoi sapere qual è? Sentiamo. Beh, il Marines AFC affronterà nei 32esimi di finale di FA Cup, quindi un livello abbastanza alto, verso la fine della competizione il Tottenham dello Special One José Mourinho. È un po' come vedere The English Game, non so chi ha presente la serie TV Netflix in cui si racconta le origini del calcio professionistico, vale a dire quando i nobili affrontavano gli operai di una fabbrica per giocarsi la finale dei primi scudetti della Premier League. Ecco, anche in questo caso la classe operaia che sfida la nobiltà del calcio inglese, che sfida Sua Maestà Harry Kane e non solo, tanti grandissimi campioni, mentre nell'FC AFC Marines, che equivale a una seconda categoria italiana, giocano un fisioterapista, un'educazione fisica, un cameriere, un benzinaio. Stavo pensando, intanto hai fatto bene a ricordare questa cosa, perché mi ha dato uno stimolo eventualmente, però la rilancio in chiave SPAL. Qual è una partita della SPAL, ma di qualunque anno, cioè indimenticabile, che vi ha praticamente emozionato? Via, la lancio così, 34, no, se vedi che sbaglio io, 439-000-3337. Phil, tu hai una partita che hai visto dal vivo e che ti è rimasta nel cuore. Sì, ero un bambino, perché avevo 10 anni, mi pare, uno SPAL Vicenza, dove vincemmo i pari 2-0. Ero in gradinata e ci furono tafferugli impressionanti. Cioè tutti per i tafferugli te li ricordi? Sì, mi ricordo perché volavano i... Cioè, qui scopriamo il vero animo di Phil. No, io avevo 10 anni, mi arrivavano le 500 lire e quel giorno lì ho tirato su 10.000 lire di monetine. Quello lì è una partita che mi è rimasta particolarmente impressa e ricordo che giocavamo una grande partita. E lì hai capito che eri l'anima del commercio in realtà. E lì erano lì per terra, cosa faccio? Matteo, tu qual è una partita indimenticabile della SPAL, quella che proprio dovessi rivederla ancora ti emoziona? Ma guarda, ti dico sinceramente, direi SPAL Arezzo 1-1 quando siamo tornati in Serie B, che mi pare fu data in diretta anche su Telestense, se non ricordo male. Io però ero in gradinata e presi tanta di quell'acqua, ma tanta di quell'acqua, che ho avuto un raffreddore che mi è durato 3 mesi, ma è stato il raffreddore più bello della mia vita, perché siamo tornati in Serie B.
Tra l'altro mi sembra che quel giorno ci fosse, quel giorno che tu dici, Matteo, un evento in fiera e c'era Mariotti qui in studio e ricordo che poi l'avevo raggiunto appunto dopo questa promozione. Vabbè, comunque insomma, questo qui se volete eventualmente contribuire, comunque, ma ci sono tanti messaggi che stanno arrivando, li vedete scorrere nel nostro crawl. Dimmi. Una partita seria che mi è rimasta nel cuore, che credo sia rimasta nel cuore un po' di tutti gli spallini, è stata la partita subito dopo la morte di Beppe Campione. Fu una partita incredibile dove andammo sotto 1-0 poi vincemmo 4-1 mi pare, con un Mino Bizzarri incredibile che dopo il pareggio andò verso la curva perché aveva fatto gol dall'altra parte in est e tornò verso di noi. È stata un'emozione quella partita lì, era un ragazzino anche lì, ma mi è rimasta nel cuore, mi rimarrà per sempre nel cuore, certo, di tutti i tifosi, credo. Intanto do il benvenuto a Franco Casoni, ciao, che ci ha raggiunto. Ciao Franco. Ciao a tutti, ciao. Ben ritrovato, allora, tra poco Franco ti faccio intervenire, ma torniamo ancora un attimo in cronaca con Corrado Magnoni. No, era solo per... Non chiedi a me la partita. Arrivo, infatti. No, guarda. Tu hai lanciato l'argomento e adesso giustamente ha fatto il giro. E subisco le conseguenze, no? Ho visto Franco Casoni, che saluto grande amico e grande professionista, vedo già con la bandiera dell'Inghilterra, probabilmente sarà l'FC Marines, sarà già in Inghilterra per vedere i 32esimi di FA Cup, vero? Cosa c'entra la Torre di Pisa? Credevo fosse il Big Bang. Adesso ho capito, Franco, il ritardo del collegamento è perché hai cercato la Torre di Pisa. Esatto. Ok, vabbè, insomma, apprezziamo il gadget. A parte che mi ha fatto uno scherzo a Matteo, perché mi ha detto chiamano loro e non mi chiamavano, quindi Matteo, adesso ci vediamo in giuria. In realtà vi spiego, forse, vabbè, poi vi spiegherò in privato, la chiamata c'era ma bisognava comunque dare una risposta, ma vabbè, comunque ti abbiamo ritrovato e siamo a posto, Franco, abbiamo raggiunto il collegamento. Tu, Corrado, no, fra l'altro ha portato fortuna questo mancato collegamento, perché ho visto che la SPAL sta vincendo, quindi. Esatto, te l'aspettavi già un 2-0 così repentino? No, io no. Vabbè, insomma. No, anche perché guardavo le statistiche dell'arbitro, che ha fatto 5 vittorie del Pisa e 2 pareggi, quindi il Pisa è la prima volta che perde con quest'arbitro, giusto per... Non so se l'avevate già detto, ma... A dire vero, no, questa cosa qui era sfuggita anche al nostro Corrado Magnoni, così lo bacchettiamo. No, non era sfuggita, avevo visto dell'arbitro, però se, ti dico la verità, a me non fa impazzire, non mi interessa come dato, però ti hai fatto bene a ricordarlo, cioè non le trovo sempre che lasciano il tempo che trovano, quello sugli arbitri e quanto favoriscano meno un risultato, cioè non è una cosa mia, però sì, avevo guardato proprio fa parte delle statistiche del calcio, insomma. Okay. Sì, per carità, non, però insomma, è un dato che fa sempre dà sempre motivi di spunto e di riflessione, ci sta tutto. Senti, ma la tua partita del cuore allora qual è? Beh, Spalla Bologna con gol di Zamuner, secondo me quella è quella che prima... Un classicone, che, sì, un classicone, se parliamo proprio se poi cerchiamo le curiosità va bene tutto, insomma. La partita Q secondo me rimane un po' quella nell'immaginifico del Ferrarese, perché lì si è vista anche... c'è tutto, c'è il Davide contro Golia, la provincia che riesce a battere la metropoli, c'è uno dei simboli della SPAL, Zamuner Giorgio, che oggi è di nuovo dentro alla grande famiglia biancoazzurra, c'è un'area di festa, erano anni anche in cui io me la ricordo soltanto con una grande luce di sole, di festa, di entusiasmo, che poi negli anni la SPAL ha avuto e ha di alti e bassi, ma così eclatante, anche se non era Serie A, per me quella è la partita del dopo Mazza, poi chi ha vissuto anche gli anni di Mazza, forse ci sono state altre sicuramente partite eclatanti. La mia pensa che tra l'altro, e poi torniamo in cronaca, dalla provincia di Bologna c'è Luca invece che dice, vabbè, al di là di commenti sul programma, dice che spera che la SPAL torni in Serie A, avete una bella società e un bravo allenatore. E qui devo dire, spezziamo una lancia a favore di Marino, che Marino inizialmente quando se ne parlava, quando eravamo ancora in Serie A e quindi c'erano le prime voci di un possibile arrivo, non mi sembrava di aver letto dei commenti particolarmente positivi. E invece Marino... Vabbè. Non dire niente. Se vuoi che dica qualcosa, allora dopo mi tocca essere bannato di nuovo alla trasmissione. Sei bannato un bel niente, però non, io sto parlando in generale dai messaggi anche che arrivavano qui in redazione. Incredibile tiro della SPAL che sfiora il terzo gol, una fucilata, terrificante conclusione di Valotti, pazzesco.
un tiro da una fucilata, un tiro bellissimo tra l'altro. Esatto, poteva... Si è sentito il fischio della traversa arrivare fin qui, l'ha veramente sparata a pochi centimetri dal gol. Incredibile conclusione. Peccato ma ce l'ha il tiro, eh? Valotti c'ha veramente una bella botta. Quando prende in porta è difficile da prendere, è andata veramente tanto vicino stavolta. Ma guarda, ti dico una cosa su Mister Marino, è un allenatore solido, quello senza dubbio, ha sicuramente tanta esperienza ed era la scelta migliore da fare per quanto riguarda la Serie B col budget della SPAL, va sicuramente bene. Poi, insomma, è un allenatore che non è mai riuscito a fare quello scatto, quel cambio di passo che gli sarebbe anche servito per la sua carriera. Per arrivare fra le prime tre va benissimo, se si voleva qualcosa di più magari chissà, serviva forse altro. Lo fa adesso, forse può darsi. Ranieri ha avuto una carriera che è andata di alti e bassi, esatto. E il meglio l'ha avuto verso la fine carriera, esatto. Che non è ancora finita, quindi può succedere davvero, davvero di tutto. Basta vedere Ranieri con l'Eister, esatto. Che non era mai riuscito a vincere un titolo, c'è riuscito. Io credo che quando era molto esperto. Gli allenatori in generale dipende sempre molto anche dal materiale umano che si portano, che si trovano davanti. Sicuramente Marino è arrivato in una SPAL dove c'era molto da fare, soprattutto da un punto di vista morale per i ragazzi. E credo che con gli innesti nuovi, con quelli che sono tornati e con quelli che sono voluti rimanere per giocare e per dimostrare qualcosa dopo un anno disastroso come l'anno scorso, credo che lui abbia trovato un po' il bandolo della matassa per poter motivare al meglio i ragazzi, perché alla fine la qualità dei giocatori c'è, serve la cosa più importante che è la testa, il morale, il gruppo, e credo che in questo momento almeno Marino sia riuscito a portare poi avanti questo discorso, che era un discorso che tra l'altro aveva portato avanti per 5 anni tranquillamente, anche semplici. Poi quando è andato scemando questo modo di essere di semplici, che era il motivatore, è sempre stato un semplici, l'anno scorso non era più così. Infatti anche lui non voleva neanche rimanere alla SPAL, è stato lì fino alla fine a dire ci sto, non ci sto, e infatti poi i risultati si sono visti anche durante l'anno. Poi certo. Dopo lascia stare che non c'erano, siamo stati sfortunati, i giocatori sono fatti male, quello che vuoi. È stato un anno storto da tutti i punti di vista, però quest'anno sembra che abbiamo trovato di nuovo la nostra strada. Ok, allora intanto siamo già al 40esimo, sempre 2-0. Vittoria, diamo un aggiornamento anche a quello che accade negli altri campi, se c'è qualche novità ovviamente. Certo, ci sono molte novità, infatti Lecce e Venezia stanno pareggiando sull'1-1. Il Chievo ha fatto ben 2 gol al Frosinone, e Frosinone quindi Frosinone 1, Chievo 2. Salernitana e Cittadella continuano a pareggiare sullo 0-0 e infine la Cremonese vince contro l'Entella per il 2-0. Per quanto riguarda gli umori, ovviamente positivissimi su Facebook, salutiamo tutte le persone che ovviamente ci salutano e che ci stanno seguendo anche da Facebook. Tutti commenti assolutamente positivi. Vabbè, per questi 2 gol, ovviamente, per questa vetta della classifica della SPAL. Bene, insomma, comunque umore positivo, del resto insomma, ci mancherebbe, dicevo, dopo un 2-0, esatto. Con questa doppietta di Paloschi già nel primo tempo, siamo al 41esimo, insomma una partita che tuttora promette piuttosto bene. E volevo leggervi però velocemente un messaggio di Paola da Taglio di Po, che dice: ricordo benissimo la partita SPAL Spezia dopo la morte di Beppe Campione, ero in quello curva. Che dicevo. Esatto, bizzarri corsi dopo il gol sotto la curva ad abbracciare lo striscione che era stato messo per ricordare il compagno, bellissimo momento. E devo dire che, ecco, grazie intanto Paola che ci ha scritto, mi piace quando vengono fuori questi momenti che non so come dire, trasmettono l'emotività, ecco, del tifoso, al di là di questioni tecniche, non tecniche, eccetera eccetera, però insomma evidenzia il fatto che il calcio in primis è emozione. Non so se concordate. No, hai detto una cosa giustissima, infatti è il motivo per cui mi sembra anche doveroso ricordare ancora una volta, se già non è stato fatto, insomma, l'addio a Maradona. Maradona rappresentava quello, l'emozione del calcio. Esatto. Poi fantasia, ho letto e sentito cose in parte terribili, cioè sentire mischiare la vita del campione e per quello che ha fatto sognare una città, ma non solo, penso tutti i bambini che hanno giocato a calcio, perché dal punto di vista calcistico, della tecnica e dell'eleganza e del divertimento, è vero, era anche furbo, aveva i gol chiacchierati di Maradona come la sua vita, faceva un po', rappresentava in campo quello che era fuori.
poi io sono un po' di quelli che pensano sia fatto male a se stesso, non agli altri, fino a un certo punto, perché poi anche bisogna vedere cosa ne pensano tutti i figli, perché se poi ci riduciamo soltanto a dire ha fatto del male a se stesso, non lo so, dal punto di vista familiare più che a quella cosa a cui non voglio credere della violenza sulle donne, comunque quando tu hai dei figli ne ha sparsi un po' in giro per il mondo, credo che lì almeno un dovere paternale, ma magari l'ha fatto, su questo piomba l'ombra. Ecco, dal punto di vista umano l'unica cosa che gli si può contestare io credo sia quella, per tutto il resto riguardava la sua privacy. E poi una volta ha detto in un'intervista, l'ho ascoltato bene, in cui gli ha chiesto l'intervistatore una domanda molto intelligente: come fai a reggere l'urto di 100.000 spettatori quando scendi in campo? Lui ha sempre detto, no, che giocava in campo come faceva da bambino e quindi non gli faceva grande differenza. Una volta diceva sì, ma a sostenere tutta questa pressione, e lui gli ha fatto un amaro sorriso. Quindi bisogna anche mettersi nei panni che è davvero difficile, bisogna avere una testa così per reggere quello. Lui sicuramente era una persona umile, lo dimostrava quando parlava, e poi non giochi così se non hai rispetto dell'avversario, te lo dico sinceramente, non puoi non essere umile se giochi in quella maniera. E poi la pressione lui probabilmente non l'ha retta, certo. Io credo che lui fosse sicuramente, sono d'accordo con tutto quello che hai detto, assolutamente. Sui figli Gullit credo che ne abbia fatto di più di lui, addirittura. questo non lo sapevo di questo. Gullit ne ha fatti tanti, anche lui forse, insomma, uno che si fosse divertito. Allora, quando Maradona ha detto anche Gullit è un grande giocatore, ce l'aveva fuori dal campo. Pensavo che chiedesse a Magnoni se ha dei figli sparsi per il mondo. Ma allora, non è dato a saperlo, ecco. Comunque lui era sicuramente un giocatore, era un uomo fragile, è un giocatore di uno spessore impressionante. Credo che sia stata la vera rockstar, la prima rockstar internazionale, cioè mondiale, perché diciamo che la prima rockstar poteva essere George Best, no? Che infatti è morto il 25 novembre come Maradona. George Best, è tutto incredibile. No. Però a livello proprio planetario, Maradona è stata la prima rockstar calcistica. E si sa che moltissime rockstar poi fanno delle scelte di vita un po' particolari, molto particolari. Vabbè, anche infatti, se è vero, sulla morte poi ci sono delle discussioni anche a livello di come è stato seguito quello, e curato negli ultimi quello giorni. Indubbiamente, però io credo no, che no, ma capisco, Maradona fosse, diciamo, morto nel momento in cui si è ritirato dal calcio, certo, per noi sportivi. Poi dopo ha fatto discutere di sé in tanti altri modi, però noi dobbiamo giudicarlo per quello, per l'emozione che ci ha dato sul campo, perché lui era un giocatore di calcio, è stato il più grande giocatore di calcio che noi della nostra generazione almeno abbiamo avuto la fortuna di vedere, la fortuna di godere, perché comunque anche da avversario vedevi, per quanto ti stava un po' sulle scatole quando giocava contro la tua squadra, stessa cosa, però stessa ragazzi cosa. Cioè, i numeri che ha fatto Maradona, le cose che ha fatto, l'emozione, lui ha portato su un campo di calcio l'emozione e la fantasia, cose che prima di lui non era ancora stata fatta. Allora scusate, intanto sta per finire il primo tempo, mancano ancora pochi secondi, sempre 2-0 per la SPAL, ma do il benvenuto a Mirella che ci ha raggiunto. Mirella, sì, non mi ricordo il cognome, Mirella, scusami, non l'ho scritto in questo Ciao. Momento. Seba, giusto? Ciao. Ciao, ben ritrovata intanto, grazie per essere con noi. Hai preso il posto di Franco Casoni, ma credo che a Matteo farà molto piacere averti accanto, anche se virtualmente. Sì, molto, molto, è un onore pazzesco. Allora Mirella, intanto rimani con noi qualche istante perché stiamo attendendo la fine del primo tempo. Cosa è successo? Che c'è a terra? Uno scontro in area. Si sono toccati. Sì, no, c'è un giocatore a spatera, credo che sia per un colpo. Tomovic ha preso un colpo, però... E diciamo che questo prolunga ovviamente anche la fine del primo tempo, stiamo cercando di capire le conseguenze di questo colpo. Ma credo non siano gravissime, perché no, sei già rialzato. No, penso anch'io, però in questo momento è seduto a terra. Sì, ma... con la borsa del ghiaccio in testa, credo che abbia subito un colpo, ma non... Sì, è una capocciata. Esatto. Si sono scontrati due giocatori, ha avuto la peggio a quanto pare Tomovic, ma pure quello del Pisa non se la passa bene. Però si stanno rialzando, l'arbitro sta controllando, forse fischierà la fine del primo tempo proprio con Tomovic che riprende il suo posto in campo, che riprende a camminare. Sembra tutto,
tutto bene. Vabbè, insomma, comunque sia, stiamo attendendo alla fine del primo tempo, penso che adesso, insomma, appena la partita riprende ci sarà subito il fischio finale di questa prima metà di gioco e, insomma, nel complesso, valutare questa prima metà di gioco, una SPAL sicuramente che ha, fosse sempre così, insomma, ha dato una resa sicuramente importante. Beh, una grande SPAL, cioè, forse una delle migliori di questa stagione, almeno in casa, così brillante, oltre al risultato, anche la prestazione super convincente. La cosa bella è che diamo l'impressione di non avere paura di niente. Questo è il bello di questa SPAL, di questo momento della SPAL. Ecco, finito in questo momento, quindi 2-0 il parziale alla fine del primo tempo. Noi, lo dico a tutti e anche a Matteo e Mirella che sono collegati da casa, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi e tra poco Mirella, così facendo chiacchiere con te per sapere com'è stata questa tua annata, ovviamente compromessa anche nel tuo caso dal Covid. Ci ritroviamo tra qualche istante. Ed eccoci rientrati in diretta, allora ricordiamo per chi avesse appena acceso la televisione, 2-0 per la SPAL alla fine del primo tempo. Vittoria, facciamo una panoramica anche degli altri risultati per vedere com'è andata. Certo, allora molto importante, si è sbloccata la partita Lecce-Venezia, infatti il Venezia sta vincendo 2-1 contro il Lecce. Ha segnato anche il Chievo il secondo gol al Frosinone, quindi Chievo 2, Frosinone 1. Per il resto Salernitana e Cittadella continuano a pareggiare sullo 0-0 ed è rimasto invariato anche il risultato Cremonese-Entella con la Cremonese che vince 2-0. Perfetto, allora questi appunto gli aggiornamenti. Allora intanto state mandando tanti messaggi, mi fa molto piacere, al numero SMS 439-000-3337. Tra le varie, e qui mi rivolgo a Matteo, Matteo dobbiamo fare il saluto a Grazia, Gabriella e Arianna che anche oggi ci sono, eh. Davvero uniche. Allora, state molto carine anche oggi col messaggio. Volevo però coinvolgere Mirella. Allora, Mirella, intanto grazie per essere con noi. Ricordiamo, vincitrice della Primavera di Ferrara dell'anno scorso, quando diciamo si poteva sfilare con più libertà. Quest'anno, Mirella, mi dicevi che tu non hai sfilato, però hai partecipato in giuria, giusto? Sì, esatto, mi sto vincendo la più bella di Ferrara 2019, sono in giuria quest'anno. E non ci sono state, cioè ci sono state sfilate, ma non tantissime per colpa del Covid. E niente, speriamo che finisca sto Covid perché non ce la faccio più. Lo stiamo sperando tutti per tutti i problemi che dà, non soltanto a livello sanitario, ma insomma economico e tutto il resto. Piuttosto, allora, guarda, Mirella, tu sei molto giovane, hai vinto l'anno scorso questo titolo. Che cosa ti aspetti o cosa vorresti fare nel 2021? Perché insomma diciamo che le caratteristiche per fare carriera o nel mondo della moda o in altri settori analoghi sicuramente ce le hai. Ecco, che aspettative ti sei fatta della tua vita? Per ora io non ho nessun programma, cioè adesso ho iniziato una nuova scuola che è una scuola di estetista e adesso proseguo con questa scuola. E niente, nell'ambito della moda spero che mi vengano date delle opportunità, non lo so, che faccio delle altre sfilate, delle altre qualcosa voglio fare, mi manca. Beh, immagino che ti manchi, ma insomma, hai detto che fai scuola di estetista, hai detto adesso? Sì. Ho capito, quindi insomma questo è un po' il ramo che stai portando avanti. Ma tu come hai iniziato a sfilare, giusto per capire? Cioè come è nato questo... È nato che mia mamma lavorava in un ristorante a Ferrara dove lì facevano delle sfilate e allora visto che mia mamma conosceva la persona che faceva queste sfilate un giorno le ha chiesto se potevo andarci anch'io, ci sono andata e da lì è iniziato praticamente tutto. Certo, tutto è partito da lì quindi. No, tra l'altro, guarda, scusa, mentre stavi parlando mi stavo distraendo un attimo, ma devo salutare un amico che poi penso che conoscono anche alcuni di voi, il messicano penso più famoso di Ferrara, Julio Vasquez, che ci sta guardando in questo momento, visto che anche lui è un papabile per essere ospite prossimamente a Match, mi ha detto chiamami quando ci sono delle ragazze tipo quelle che ci sono oggi, ecco, quindi sappiate che si candida subito così, cioè fa anche delle discriminazioni, capito? Comunque ciao Julio, ci sentiamo presto, grazie mille. Niente, allora Mirella, tu segui il calcio o segui altri sport, giusto per capire? No, non seguo niente, di calcio non mi intendo. Quindi hai bisogno di uno come Matteo che ti dia un po' di supporto.
Tipo, io so che Matteo è uno di quelli che ha partecipato in giuria quando tu hai fatto le sfilate, giusto? Sì, sì, sì. Matteo, onestamente, l'avevi votata o no? Guarda, non voglio... voglio fare il allora fenomeno, no, già dal guarda è un no. No, no, appena sono arrivato, che mi sono seduto, ho dato un'occhiata rapida alle ragazze, erano tutte molto belle, ma avevo visto che lei aveva qualcosa in più rispetto alle altre, non me ne vogliono le altre, ma avevo visto questo, ecco. Vabbè, vabbè, io ci voglio credere, insomma. Tu hai partecipato, Corrado, qualche sì, ho sfilato, in giuria? Ho sfilato tantissime volte. Pare che ci sono anche le sfilate maschili. No, hai mai partecipato come giurato in qualche... Ma guarda, mi offendi perché prima ti sei collegato con Casoni e direi che Miss e Mister Notte Rosa della nuova Ferrara era un'idea mia. Vabbè, scusa, adesso. Non segui la mia carriera, non mi segui su Wikipedia, cioè ma... Ah, perché non ho ancora pubblicato la pagina, ti perdono per questo, però no, assolutamente. Ma sì. È un Corrado Magnoni ma official scherzando. Come official. Come Magnoni official, Magnoni seguimi, official. Vedi. Non sei tanto aggiornato. In realtà sì, ho fatto un sacco di sfilate con Franco, in un paio mi pare aver fatto anche la giuria, se dico onestamente, io non mi ricordo chi ho votato, altri sì, mi ricordo. Ricordo che votavo quella che mi era più simpatica, così, perché erano tutte belle, tutte carine, e quindi votavo quella che magari sorrideva di più e che aveva più entusiasmo, proprio per premiare anche la presenza scenica. Però guarda, a memoria non ricordo se avessi poi votato la vincitrice, la seconda, la terza, quindi guarda, me ne intendo più di calcio che di queste sfilate. Ma sono un espertissimo. Dopo ognuno giustamente il suo. Allora, stiamo per cominciare il secondo tempo della partita, sempre per forza, insomma, 2-0 tra Spal e Pisa, poi ovviamente con vittoria vi daremo gli aggiornamenti anche dagli altri campi. Vi ricordo ancora, ma anche se stanno continuando ad arrivare tanti messaggi, il nuovo numero, continuo a ripeterlo, SMS 439-000-3337, memorizzatelo, numero unico per tutti i programmi di Telestense. E intanto qui stanno continuando ad arrivare diversi messaggi. C'è un amico da Bondeno che dice di questo passo si potrebbe verificare il miracolo insperato di tornare in Serie A, forza Spal. Ci sono anche messaggi su Maradona, c'è Luca che dice: continuare a confondere la vita privata di Maradona con la sua carriera stucchevole, facendo un paragone con il mondo della musica, anche miti come Frank Sinatra, Michael Jackson, eccetera, eccetera, avevano vite personali tutt'altro che esemplari, eppure insomma sono dei miti. È quello che dicevamo un po' prima. Ecco. Quando uno fa un certo tipo di vita, fa la sua vita, giusto o sbagliata che sia, ma se dà delle emozioni in campo, come su un palcoscenico, così grandi, così importanti, si giudica quello. Certo. A noi è dato giudicare quello. Sì. Va bene. Allora, Mirella, noi ti dobbiamo salutare perché sta per arrivare un altro nostro amico in collegamento. Ti facciamo un grosso in bocca al lupo per tutto. E poi quando avremo possibilità di ospitare anche 100 persone in studio, sarai sicuramente dei nostri, ok? Ok, mi farebbe molto piacere. Grazie Mirella, un saluto, un bacione. Ciao. Tutti. Ecco, allora aspettiamo ciao. Che... adesso che si disconnette, intanto lo dico in diretta a Lorenzo Longhi, nostro amico giornalista, in questo caso abbiamo un giornalista un po' più esterno dall'ambito ferrarese, tra poco si collegherà con noi, quindi Lorenzo ti aspettiamo, puoi già collegarti e ovviamente insieme al nostro Matteo. Corrado, allora, cominciato il secondo tempo, e niente, dai, torniamo un attimo sulla cronaca. Sì, c'è il Pisa che sta provando a rendersi pericoloso per accorciare sicuramente le distanze, sta prendendo 2-0, quindi... è partito abbastanza con forza, con veemenza in questo secondo tempo per cercare insomma di recuperare questo doppio svantaggio. Ecco, il Pisa ha fatto un paio di incursioni abbastanza interessanti, poi non è riuscito a concretizzare per fortuna della Spal. Adesso il gioco è fermo con una rimessa laterale. Saluto anch'io Lorenzo, che è grandissimo collega, espertissimo di calcio, e quindi ascolterò anch'io volentieri la sua diagnosi, la sua disamina di questa partita, che proietta sicuramente la Spal in quel trio, in quel podio in cui deve stare. Correggimi se sbaglio, con un budget, con una squadra di questo tipo, con l'esperienza anche maturata in Serie A, non può essere altrimenti che questa squadra non figuri almeno fra le prime tre di questo campionato. Se non sarà così, sarà un travaglio e sarà veramente difficile. Tornando in cronaca, adesso c'è un fallo, un calcio di punizione concesso al Pisa per un fallo commesso dalla Spal.
e adesso i nerazzurri sono nella metà campo della SPAL, cercando di far alzare tutte le torri al limite dell'area per cercare un'incursione. Ecco, la SPAL però mi sembra ben piazzata, c'è anche la SPAL una contraria abbastanza imponente che difficilmente si farà sorprendere. Così è Salamon, ci avrei scommesso, di testa le prende tutte lui quando sono in area, ma ancora il Pisa in attacco, ora entra in area, attenzione, cade un giocatore del Pisa, D'Alessandro cade in area, ma per l'arbitro è tutto regolare, sembrava anche a me, però non si sa mai con queste dinamiche in area di rigore, soltanto uno spalla contro spalla di cui ha avuto la meglio la SPAL, che ha potuto recuperare la palla. Adesso Tomovic riesce ad evitare il calcio d'angolo in favore del Pisa e a rilanciare in avanti, ma De Vitis per il Pisa recupera il pallone, e ancora il Pisa in possesso di palla, personalità davvero per i nerazzurri, con Mastitelli che giostra il pallone, lo allarga per Lisi sulla sinistra, pallone di nuovo in mezzo, tagliato, e ancora Sala che anticipa l'avversario ed evita guai peggiori alla SPAL. Sernicola recupera pallone, bravissimo. Questo è un intervento davvero da giocatore di categoria superiore, peccato che Castro si faccia anticipare, permette al Pisa di ripartire con Marin, altro ottimo elemento di questa Serie B, Marin è uno di quelli da tenere gioco, per fortuna della SPAL, Marisi sbaglia il cross e manda la palla direttamente in rimessa dal fondo, bravissimo Valotti a impedire prima a Vido di entrare in area, quella che abbiamo detto poteva essere un'azione da penalty. Non è stato, perché è stato bravo Valotti ad intervenire più sul pallone, più sullo sbilanciamento regolare dell'avversario. Di Francesco, peccato, si fa anticipare, Caracciolo subisce fallo, no, l'arbitro dice che è tutto regolare, quindi Valotti prova ad allargare il gioco, ancora nulla da fare, ancora bravi nerazzurri a recuperare, ancora Caracciolo, Pisano porta avanti il pallone, lo mette in mezzo, ante il cross di Marin, come vi ho detto uno dei più pericolosi, Gucker spara da dentro l'area un calcione che però colpisce soltanto un difensore della spalla, ancora Gucker alza il pallone, Thiam con i pugni in acrobazia da portiere esce e impedisce insomma la palla di passargli davanti. Adesso la spalla è in affanno, vi dico la verità, la spalla adesso sta subendo l'iniziativa del Pisa, però deve essere così per forza. Nei primi 4 minuti del secondo tempo il Pisa deve almeno accorciare le distanze per poi provare a rilanciarsi in avanti. Pisano ancora recupera il pallone, il Pisa che recupera tutti i palloni della SPAL con Mastitelli che mette in mezzo, cambia tutto dalla parte opposta per Birindelli punta Sala, mette in mezzo, colpo di testa di Salamona a buttare fuori il pallone, ma Mastitelli ancora lì, è proprio un pugile all'angolo alla SPAL in questo momento che subisce tutta la manovra del Pisa, ma tutte le palle a centro area arrivano sulla testa di Salamon che le intercetta grazie alla sua imponenza fisica. Ancora il Pisa però in possesso di palla, dribbling contro dribbling di Lisi che passa all'indietro, pallone che viene giostrato dal centro del campo, De Vitis preferisce tornare a sinistra, forse sbaglia perché la SPAL ha tempo di chiudere da quella parte, Pisano però con un rischio incredibile riesce a far fuori il dirimpettaio di turno, Mastitelli per Caracciolo, allarga sulla destra, ancora Mastitelli al centro del centrocampo per impostare la manovra, prende tutto il tempo che vuole, questo non va bene, la SPAL deve aggredire gli avversari, allora Lisi sulla sinistra, sfida D'Alessandro, rientra sulla destra, Marin ci prova, alto, alla Del Piero, ma il pallone è alto sopra la traversa. Ci siamo schiacciati un po', ci stiamo schiacciando un po' indietro, quindi devo dire che un po' il mi ha molto appassionato e vedere, ma anche ovviamente commentato, è stato 5 minuti di forte patos. Sì, anche io sono stata proprio muta, buono. Guarda, però, è vero, è stato davvero un impatto. Sì. Veramente. Ti interrompo un attimo perché volevo salutare Lorenzo Longhi, altro grande giornalista che torna a trovarci. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ma guardate che Magnoni è bravo, ascoltatelo. Ecco, vedi che assist che ti do. Lorenzo, lui è bravo, un grandissimo autore, grandissimo giornalista, molto più preciso di me. Guarda. Anzi, tanta stima al collega Lorenzo che sa benissimo
quanto apprezzi il suo lavoro e poi vediamo col 2021, forse abbiamo anche qualcosa di nuovo per noi. Addirittura, un progetto c'è questo scoop così in diretta. Grazie a te che ci hai fatto conoscere. Vedi, sono come, non so, come la Carrà, la Caramba che sorpresa, univo le persone, che, ho aperto la busta, insomma, ecco. Intanto Corrado mi chiedono di sistemare il tuo auricolare. Ho visto. Ecco, per ringrazio cui la regia, allora adesso. Vediamo di sistemare questo piccolo problema tecnico. Allora, devo dire che insomma, ci hai trasmesso molto pathos, però volevo intanto coinvolgere subito Lorenzo per... Intanto un tuo commento, Lorenzo, tu stavi guardando, hai visto la spalla anche nel primo tempo o stavi seguendo semplicemente le nostre chiacchiere? No, il primo tempo l'ho visto. Il primo tempo l'ho visto. Adesso? Ascoltando peraltro voi, quindi è una situazione un po' particolare come al solito. Tuttavia avete detto ciò che contava, ovvero che... Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Perfetto, no, dico ciò che adesso contava, cioè che dopo... nemmeno 20 minuti essere sul 2-0 era uno degli aspetti che ti mettono la partita in discesa, che ti regalano anche fiducia in certi momenti, soprattutto in partite che sai che devi vincere perché potenzialmente c'è un primo posto in ballo questa sera. Quindi l'Abrivio è stato dei migliori in assoluto, anche considerate che le due reti sono arrivate da Paloschi ed è un'iniezione di fiducia significativa per lui, augurandoci che possa anche continuare in questo senso. Dopodiché, e qui il pathos trasmesso da Corrado in telecronaca ha detto tutto, cioè il Pisa in questo momento deve per forza, dal suo punto di vista naturalmente, accorciare le distanze. Questi saranno i momenti allora, difficili per quanto riguarda con una conclusione incredibile. Una conclusione incredibile da fuori area della SPAL con Tomovic, uno dei migliori forse di questa partita. Con un contrasto ha fatto il gol del 3-0, cercava un contrasto, un anticipo e invece è riuscito un bolide incredibile. E pensiamo infatti come nel primo tempo sembrava fosse condannato a lasciare il campo per quel colpo di testa subito alla fine del primo tempo e invece è in forma smagliante Tomovic sia in difesa che in attacco. 3-0 per la SPAL, doppietta di Paloschi e... tiro al volo da fuori area di Tomovic, dove sì, non può arrivare non solo il portiere del Pisa, ma nessuno può arrivare su questa conclusione incredibile. Guarda, buca le mani del portiere. Stanno arrivando messaggi di ogni genere, però mi diverte molto leggere un amico di Traghetto che dice che ha 80 anni, ma questa SPAL lo sta ringiovanendo, dice. Quindi, essere sempre vigorosi. E quindi salutiamo gli amici che ci seguono anche da quelle zone. Beh, insomma, Corrado, una partita di quelle... Ma tu quando mi hai chiamato, mi hai chiesto di venire per portare la vittoria, io avevo pensavo un 2-0. Io ho portato la vittoria a lei, dire il vero. Ho sbagliato allora, ho frainteso. Ero convintissimo passassi da vittoria della SPAL, non te ne frega niente della SPAL. Ognuno ha proprie vittorie, però, Nicola porta a mezzo la vittoria della SPAL. Io ho portato vittoria presenti, che non è sicuramente una brutta vittoria. No, insomma, Nicola, finalmente vengono smascherati fuori, altri, vero, vengono sì, poi gli altarini. Vabbè. Te della SPAL non ti interessa niente, ma erano anni che lo sospettavo. Invece sulla Maria Vittoria ti vedo preparato. No, ma si chiama Maria Vittoria però. Quindi ho detto Maria bene. Vittoria, okay, no, corretto. Ero va bene, allora dopo questo siparietto torniamo tanto c'era Phil che no, ma perché i telespettatori non ti conoscono così bene, sembri davvero ma noi che ti conosciamo, insomma, Nicola, dai su. Insomma, adesso forse questo Pisa potrebbe reclamare un calcio di rigore perché l'intervento non era pulitissimo sul pallone. L'arbitro adesso però fischia, vediamo cosa ha deciso di fare. Segna un fuorigioco in favore della SPAL, quindi batterà la punizione dalla sua area di rigore con Masucci che si è fatto trovare in fuorigioco. Forse ecco, quel tocco è arrivato dopo la posizione irregolare. Molto probabilmente, esatto, è proprio così. Era in posizione irregolare, è rientrato subito fallo, se no sarebbe stato probabilmente un brutto guaio per la SPAL fino a un certo punto, perché 3-0 ci fa stare abbastanza tranquilli. Insomma, direi che ormai al 55esimo 3-0 direi che anche l'abbastanza diventa quasi più un eufemismo che altro, insomma. Allora, guarda, nella storia del calcio solo una volta sul 3-0, sono ancora traumatizzato. Ecco il manacco che salta fuori. Sono traumatizzato. Da milanista soltanto una volta è successo che ho detto, mi faccio un sonnellino perché questa finale di Champions è già vinta, vero Phil? Ascolta adesso, quando Phil riapre
il bar lunedì mattina sarà ancora scioccato da tutto quello che gli avrei detto. No, che io me lo ricordo, me io lo ricordo sono scioccato dal ragazzo che girava nudo fuori dal suo bar. Poi ce lo racconti, perché ricordiamo che andremo avanti fino alle 4:20, per cui avremo qualche minuto per intanto c'è anche per il buon Paolo Martorana che ci sta seguendo, che era con me. Esatto. Il famoso pendolo di Foucault, mi hai detto, ci sono cose... che sì, voi umani non avete mai visto. Sono state cose un po' particolari, è stato un venerdì un po' particolare, venerdì scorso, e ho avuto la fortuna, perché è stata una cosa veramente molto divertente anche da vedere, di assistere a una cosa un po' particolare che è successa davanti, è passata davanti al mio bar, ma in realtà ha attraversato un po' Ferrara questa cosa, quindi... Poi l'hanno vista in tanti. Vabbè. Diciamo una persona che non era particolarmente vestita, insomma, no, che ha messo in evidenza un po' tutto. Vabbè, poi ve lo racconteremo magari alla fine del secondo tempo. Matteo, allora, tu sei sempre stato uno degli ottimisti della SPAL, devo dire che più che mai anche in questa partita questo ottimismo può essere riconfermato. Anche tu, insomma, dirci la tua intanto del gol che abbiamo appena visto. Ma un euro gol che conferma Tomovic come uno dei migliori giocatori che vediamo quest'anno in Serie B, si è riscattato alla grande, oltre che essere un grande difensore in questa categoria, lo vediamo anche in versione bomber con questo grandissimo tiro, mi ha esaltato tantissimo. Volevo dire una cosa a Lorenzo e Corrado, ok che siamo sotto Natale, però questo smielismo cioè, tutti questi complimenti che vi fate, ragazzi, ci rendono molto natalisti, ecco. Sì, Nicola, io sono sempre stato ottimista perché, come ho sempre detto, con Lecce e il Monza a spalla la squadra più forte di questo campionato. Certo. Vabbè, comunque, no, poi io voglio indagare meglio su queste nuove collaborazioni che nascono, tutto il resto. Sì, dai, poi scopriremo Altarini. Attenzione, però te lo dico dopo che Paloschi ha finito l'azione in contropiede, uno contro uno. E allora! Paloschi fantastico! No, scusa, Di Francesco, scusa. Ho sbagliato, è stato Di Francesco. Va bene lo stesso, comunque va bene lo stesso. 4-0, devo dire che insomma un risultato del genere dà dei brividi, insomma. Sì. Che bello. Senti, è stata una grande azione che ha permesso alla SPAL di infilare il Pisa. È partito benissimo dietro la linea di metà campo, a tutta velocità è corso davanti al portiere Di Francesco, poi la freddezza, lucidissimo davanti al portiere, ha spiazzato il portiere e l'ha messa sul primo palo, dove il portiere aveva fatto solo quel mezzo passo a sinistra cercando di intuire la posizione. Un po' forse non è stata la scelta migliore, il portiere avrebbe dovuto comunque difendere il primo palo, un buon per la SPAL che Di Francesco ha portato a 4 al poker servito per la SPAL in allora, casa contro il Pisa. Adesso sono più tranquillo, 4-0. Beh, devo dire che 4-0 poi al 60esimo ormai, insomma, io voglio un risultato esiste in nella storia, adesso così lo chiedo a te, lo chiedo anche a Lorenzo se magari purtroppo, mi ricorda. Purtroppo un esiste. Un 5-4 realizzato dopo il 60esimo? Ma se svenivano gli altri sì, ma non, cioè, non credo. Non so, mi sembra veramente improbabile. Io vorrei chiamare ancora in causa Phil perché mi ricorda ancora il Milan, però partì da un 4-0 di andata e ritorno contro il Deportivo La Corugna. Sì, vabbè, era un'altra partita. C'erano 90 minuti per farli quei 4 gol. Esatto. Che cambia. Cambia molto. Adesso era 3-0 o 4-0 da cui partivamo? Era 4-0. 4-0 e siamo riusciti a perdere. Ricordo anche quello con grande trauma, però mai come quell'altro. Sì, Milan, dicono pasta Inter, ma anche il Milan ti fa saltare le coronarie. Certo. Beh, era un 25 maggio, non mi ricordo l'anno, 2005, invece lo ricordo. 2005 ed era il 25 maggio contro il Liverpool, poi ce la siamo ripresa vincendo 2-0 con doppietta di Inzaghi, l'anno dopo, 2 anni dopo. Ma quella cicatrice lì c'è ancora, rimarrà per sempre. No, anche quella del Deportivo fa male. Però lì avevi già, col Deportivo pensavi già di aver vinto indubbiamente, però 90 minuti, sai, ci sta. Ma lì svenire per 6 minuti e poi perdere una finale in quel modo è stata una cosa veramente, soprattutto perché ero al bar di Monestirolo ed ero attorniato da interisti e juventini. Vi interrompo un attimo, scusate, perché abbiamo la pubblicità che incombe, rimanete con noi tra poco ancora in diretta.
E allora siamo ancora in diretta, 70esimo minuto, 4-0 per la SPAL, quindi insomma direi che, anzi no, 69esimo ancora, non 70esimo, essere precisi, un risultato che ha ben pochi precedenti, forse nessuno su eventuali ribaltoni di risultati, però stavamo parlando con Lorenzo Longo in privato che non tanto il 69esimo, ma il 60esimo anni fa avvenne un episodio ben particolare. Allora Lorenzo, intanto ben ritrovato, ti do subito la parola per ricordare questo episodio. Sì, è un episodio che riguarda una partita del 2012, le qualificazioni al Mondiale del 2014 tra Germania e Svezia. La Germania andò sul 4-0, e una partita che si poteva considerare di fatto conclusa. Al 62esimo minuto però la Svezia segna la prima rete, la segna Ibrahimovic, e da là una rimonta che porterà poi a un 4-4, quindi una partita di una qualificazione mondiale che ha avuto non un ribaltone vero e proprio, perché la Svezia poi ha pareggiato, non è riuscita a vincerla e sarebbe stato addirittura molto più che clamoroso, tuttavia ha ottenuto una rimonta notevolissima. Ecco, non è il caso di SPAL Pisa, anche perché la Svezia cominciò la sua rimonta grazie a Ibrahimovic, e Ibrahimovic non è né Masucci né Vido, con tutto il rispetto per Masucci e Vido, quindi è abbastanza improbabile che una scena di questo tipo, una partita di questo tipo si possa ripetere. Detto questo, c'è stato, nel calcio si trova veramente di tutto. Certo, vabbè, intanto comunque Lorenzo abbiamo guadagnato un po' di minuti, siamo al 71esimo e quindi direi ancora di più, insomma, che ci possiamo mettere abbastanza tranquilli, diciamo così. Fil, ti vedo un po' in tensione, non so per quale motivo, o è una mia impressione. Sto guardando, mi piace vedere la SPAL come sta giocando anche sul 4-0, perché comunque non molliamo mai, e quindi mi sono concentrato sulla partita, sul vedere proprio i movimenti anche dei giocatori, dal centrocampo all'attacco, mi piace molto. Vabbè, come stanno affrontando anche questa partita, che potrebbero tranquillamente rilassarsi un po', ma vedo che sono lì e stanno cercando il quinto, quindi questa è una bella cosa. E beh, del resto insomma qui ormai hanno preso il via e si stanno riabituando a quello di cui nella passata stagione avevamo perso l'abitudine, cioè non era così le vittorie facile, essere comunque più incisivi e più aggressivi. Ritrovarsi così, tra virgolette, in fretta, perché già un cambio di categoria a ribasso e poi rifare la squadra alla fine, riportare dei giocatori che erano in prestito eccetera, non era assolutamente facile ritrovare questa sicurezza e questa voglia di fare il risultato sempre comunque. Mi piacciono molto, bravi ragazzi. Corrado. Beh sì, non posso che sottoscrivere quello che ha detto Phil, è sicuramente una SPAL ritrovata, 6 vittorie di fila direi quasi acquisite, anche se adesso il Pisa è in possesso di palla, prova con un traversone da fuori area sul quale arriva Demba Thiam senza alcun problema, presa sicura e appoggia la palla in terra senza problemi, si guarda d'angelo la panchina, come dire, più di così cosa dobbiamo fare, ma di certo sarà un brutto Natale per il Pisa, che ha sicuramente una situazione di classifica deficitaria e che oggi magari si aspettava di più, ma non era partito con quel piglio di una squadra che era venuta arrembante credendo di poter fare risultato contro una SPAL che invece crede sempre di più in se stessa. La fiducia nei propri mezzi in questo caso è fondamentale per portare a termine la missione di vincere o di arrivare fra le prime del campionato. Le premesse ci sono tutte, poi se apriamo quello che sarà il mercato, questo è tutto un altro discorso. Cosa vorrà fare la SPAL? Grande incognita. Lo vorrei proprio chiedere anche a Lorenzo, se mi permetti, dopo di fargli dei passaggi la domanda. Dopo sentiamo anche Matteo, perché volevo chiedere anche lui, facendo un po' il giro tanto completo. Comunque Strefezza sta per fare il suo ingresso in campo al posto di Esposito, direi. Esatto. Ok, comunque dicevi, con Lorenzo possiamo coinvolgerlo a questo punto? Sì, sì, perché ci sono varie ipotesi, insomma, questa SPAL cosa fa? Investe ancora su questa squadra tutti? No, perché poi Mattioli ha detto che qualche cambiamento ci sarà, un budget enorme per una squadra di Serie B? Eh sì, perché fra le prime tre a livello di peso di budget circa una quarantina di milioni di euro, forse un po' troppo per una squadra come la SPAL, e soprattutto ok, qualche ingaggio pesante potrebbe partire. Cosa sarà della SPAL dopo una micro rivoluzione per sostenere i costi a fronte di un campionato che si fa pesante? Non ricordiamolo, il Napoli soltanto pochi giorni fa ha fatto sbottare Gattuso, non vengono pagati i giocatori da mesi, e entro Natale il Napoli deve dare una
una risposta alla FIGC, perché se no si incorre in sanzioni, in punti in meno che poi non penalizzano solo la classifica ma tutto quello che è il rendimento societario, perché poi deve investire, deve saper fare, deve poter fare una budget in base a quelle che saranno le competizioni obiettivo del prossimo anno. Quindi fare molta attenzione con i budget, non è solo una questione di economia, ma è anche una questione di punteggio, di obiettivi, di lungimiranza per quello che è il futuro e per dare prospettive ai propri tifosi. Quindi la SPAL, secondo me, fa bene ad alleggerire il budget, ma fino a quanto lo alleggerirà? Domanda Lorenzo. Vabbè, stiamo da Lorenzo intanto. Infatti, perché giustamente ci sta dicendo da regia, ma la domanda qual è? Adesso ci siamo arrivati. Vai, premessa pure. Lunga e doverosa. No, la premessa era doverosa, sono d'accordo. Peraltro la SPAL, sì, soprattutto per come sta andando adesso, non può permettersi di diminuire più di tanto, anche perché deve comunque rendersi conto che in una situazione del genere tu stai per forza dando alla piazza l'idea di voler fare un campionato di livello. Se la squadra inizia a vincere si fa fatica, anche da questo punto di vista, a cominciare ad abbassare le pretese. È logico che anche per una questione di sussistenza è necessario farla, ogni società deve guardare a quella che è la sua sostenibilità in futuro. Detto ciò, stai dimostrando in campionato di poter valere la Serie A, probabilmente lo valevi già ad inizio campionato, anche se le prime partite non sono state straordinarie dal punto di vista dei risultati, ma attenzione, non hai mai poi sbandato, questo va tenuto in considerazione. Dopodiché, quando hai cominciato a prendere le misure alla nuova categoria, ribadisco nuova categoria perché dopo 3 anni di A non è sempre facile, nonostante la squadra sia stata abbastanza diversa da quella dell'anno scorso, non è facile riadattarsi a quello che è un campionato cadetto, che naturalmente è molto difficile e molto diverso dalla Serie A, sia per i ritmi sia proprio per il tipo di calcio che vi si gioca. Ragione per cui sono discorsi da fare, è difficile fare gli indovini anche da parte nostra, di chi fa il nostro mestiere. Detto questo, ribadisco il discorso di prima, il concetto precedente. Quando le cose cominciano ad andare bene dal punto di vista del campo, e questo è il momento in cui in cui si sta dimostrando che il lavoro fatto all'inizio della stagione era un lavoro corretto, adesso non puoi tirare indietro la mano, il sasso è lanciato, è chiaro che devi fare delle valutazioni, ma non puoi abbassare più di tanto gli obiettivi. Certo. Matteo, volevo coinvolgere anche te su questo dunque, cioè se vuoi intanto aggiungere la tua di quello che stava dicendo Matteo e in generale qui in studio. Scusa Lorenzo. Ma innanzitutto Nicola, fammi dire una cosa, che conosciamo tutto il periodo, e vedere questa SPAL meravigliosa e spettacolare con tutto lo stadio vuoto è un vero peccato, e ci stavo proprio pensando adesso quanto sarebbe bello vedere i tifosi che accompagnano la squadra a queste vittorie. Per quanto riguarda il mercato, secondo me adesso è un discorso inopportuno, perché manca un mese e c'è un ciclo di ferro terribile che farà capire un po' le ambizioni e la realtà di questa SPAL. È ovvio che se tu arrivi i primi di gennaio, che sei primo, tirare via qualche pedina fondamentale per la squadra, ok che ci girano pochi soldi in questo mercato, ma se ti arriva un'offerta importante, lì dopo è dura comunque decidere se cedere oppure resistere alla tentazione. Io, guarda, firmo adesso perché questa rosa arrivi a fine campionato. Dopo sappiamo benissimo, Berisha è un esempio, è un grande campione, però anche senza di lui ce la siamo cavata. Ecco. Io credo che la SPAL abbia i mezzi per arrivare fino in fondo senza dover stravolgere qualcosa a gennaio. Ecco. Vabbè, insomma, comunque in un qualche modo... Ti faccio una domanda. Chi, a parte Berisha, che abbiamo visto che poi vabbè, in queste partite abbiamo visto, ma sappiamo Berisha quanto è stato fondamentale in alcune partite. Chi vai a vendere adesso? Questa è la domanda che mi faccio io, di una rosa così completa, così equilibrata come abbiamo in questo momento. Chi ci diamo? Posso dire una cosa? Dici, Matteo. Raccogliamo che la rosa della SPAL ha molti giocatori in prestito e a fine contratto, quindi non so nemmeno fino a che punto tu possa vendere, ecco, questo è il punto. Ok, quindi insomma diciamo una situazione che è già in parte definita. Ecco. Io ne ho uno in mente che rischia di essere ceduto sull'altare del beneficio economico della SPAL,
Temo per Castro, che secondo me è uno di quei giocatori che invece hanno mercato e che invece sta facendo la differenza in questa squadra. Penso che sia un po' lì la chiave di volta. I giocatori cardine, primo fra tutti Castro, poi può reggere perché ha un organico anche per reggere una partenza di lusso così, ma ultimamente mi sembra proprio lui il bandolo della matassa di questa squadra, che sia il pendolo che fa oscillare tutta, tutta la macchina bianco-azzurra, che riesce a far girare gli ingranaggi in modo serio e convincente. Sì, infatti poi, non vedo altri, non lo so, cioè sono... Lo sto chiedendo da alcuni giorni, da quando ho visto la conferenza stampa del press. Mi sto chiedendo a chi potrebbe essere il giocatore da sacrificare in questa... Sai che mi ha molto colpito quella conferenza stampa, l'ho visto... Mi è piaciuta molto, l'ho guardata, vedere finalmente il presidente dopo sei mesi di stop praticamente, tornare a parlare con i giornalisti, a parlare un po' con la città, a parlare con noi... mi è piaciuta, ho visto una conferenza stampa molto sincera, molto, certo, molto franca, e considerando, conoscendolo da almeno da quello che siamo riusciti a conoscerlo in questi anni, ci sta il discorso, questo silenzio dovuto principalmente all'amarezza di vedere una squadra l'anno scorso veramente fuori tono in ogni ambiente, in ogni situazione. Vittoria, ti volevo coinvolgere per chiederti i risultati degli altri campi, anche se insomma direi che il nostro è definito, vediamo se invece ci sono dei risultati ancora in bilico dalle altre parti. Sì, sono successe diverse cose anche sugli altri campi, infatti Lecce Venezia stanno pareggiando sul 2-2, il Frosinone ha appena segnato il terzo gol al Chievo, che perde, quindi vince il Frosinone 3-2. Per il resto Salernitana Cittadella, per fortuna nostra ovviamente, stanno ancora pareggiando sullo 0-0, così la Salernitana rimane a 21 punti come la SPAL, ma a scontro diretto rimane dietro di noi. Certo. E il Cremonese vince 2-1 contro l'Entella. Perfetto. Per quanto riguarda Facebook ovviamente molto entusiasmo, ma il risultato parla da solo, penso non ci sia niente da aggiungere ovviamente. Io sto leggendo pochi messaggi, ma sono tantissimi, li vedete scorrere al nostro SMS 439-000-3337, per cui insomma potete divertirvi a leggere tutto l'entusiasmo che si sta respirando da casa, non solo, tra l'altro, perché la cosa bella non solo da Ferrara, ma parliamo proprio di tutta l'Emilia Romagna che sta comunque commentando questa vittoria della SPAL. E devo dire, e qui lo dico pubblicamente, che a quanto pare la SPAL continua a fare simpatia, perché vedo che in tanti da altre province, dalla provincia di Modena, di Parma, ho visto anche, non solo, insomma, auspicano che la SPAL possa tornare in Serie A. Quindi vedremo, insomma, adesso intanto, ripeto, siamo ancora nella prima metà di campionato, tutto può essere, ma però come avete detto già da più parti... Siamo una squadra comunque romantica, la SPAL è una squadra romantica, quindi è ovvio che può portare... alle simpatie anche di gente che non è di Ferrara, certo, perché comunque noi siamo ancora una squadra con valori molto diversi rispetto al calcio tradizionale del quale siamo abituati, che siamo abituati a vedere in Serie A o con le grandi squadre. Certo. Io ti assicuro intanto, perché dobbiamo dare pubblicità a Phil, le tue fan, che appena finita la partita ti sentiremo cantare, quindi rimanete con noi. Adesso piccola pausa pubblicitaria, tra poco gli ultimi minuti di SPAL Pisa. Partita che volge al termine, sempre 4-0 tra SPAL e Pisa, però prima di dare la parola ai nostri commentatori, Vittoria, c'è un risultato che non ci fa piacere. Un risultato che arriva proprio così all'ultimo, il Salernitana ha segnato contro il Cittadella, quindi la Salernitana sta vincendo 1-0 e purtroppo a questo punto ci supera in classifica. Noi comunque contentissimi per questo bellissimo risultato della SPAL, quindi non importa, però intanto siamo stati superati così sul finale della Salernitana. Vabbè, insomma, del resto comunque, come dicevamo, abbiamo ancora davanti a noi un campionato talmente lungo, per cui tutto è possibile, tutto può essere. Corrado, allora, ultimi due minuti di questa partita, una partita insomma direi che senza ombra di dubbio più che soddisfacente per i biancoazzurri. Assolutamente una giornata da ricordarsi per questa serie cadetta, per la SPAL, che ha fatto sicuramente un bel regalo di Natale ai suoi tifosi in anticipo, in grande anticipo, con questi quattro gol rifilati in casa al Pisa, un Pisa veramente inguagliato, guardavo prima la classifica e sta veramente verso il basso e non pensavo neanche che fosse una stagione così difficoltosa per i pisani, ti dico la verità. Invece, per quanto riguarda la Salernitana, ecco, una squadra che prima del fallimento si era fatta tantissima gavetta in Serie B, mi chiedevo appunto cosa succederà con Lotito, che è presidente sia della Lazio che della Salernitana.
non si può in Serie A, in una categoria, avere un doppia presidenza. Boh, adesso dal punto di vista societario troveranno delle soluzioni, io credo. Intanto ricordano gli amici di DAZN che erano 18 anni che la SPAL non batteva in casa il Pisa, ormai vittoria consolidata, perché 4-0 a 3 minuti, a 1 minuto, a 40 secondi dalla fine, cioè praticamente non è più in discussione. Un secondo posto che va benissimo per come era iniziata questa stagione. Io avrei scommesso in una ripresa più lenta 6 vittorie di fila, davvero complimenti alla SPAL. Adesso, fatto guarda, quadrare il cerchio. No, tra l'altro adesso bisogna vedere anche per le prossime partite. Insomma, abbiamo di fronte a noi un dicembre dove si giocherà ogni 3-4 giorni a partire da sabato prossimo, per cui è ovvio che questa cosa riguarderà tutte le squadre di Serie B, però insomma ci vorrà anche una certa energia. Ecco, perfetto, finito. Finita, ragazzi, 4-0. Abbiamo vinto. Vai, 4-0. SPAL ufficialmente a 21 punti, vabbè, l'unica nota dolente è sta Salernitana che ha vinto, vabbè. Però vabbè, insomma, amen, dai. Esatto, comunque dobbiamo comunque gioire del nostro risultato, che è la cosa più importante, come abbiamo giocato noi, ovviamente. Io già immagino, adesso riaprono i bar, tu lunedì mattina sei condannato. Ma meno male, ma io sono sempre contento di parlare di SPAL. Si comincerà da prima mattina, quando vengono i miei clienti, si parla di SPAL, è sempre bello quando possiamo parlare di SPAL, di questa SPAL. Certo. Vabbè, insomma, in questo momento hanno inquadrato anche il presidente Mattioli con tanto di mascherina nera e niente, a questo punto quindi vedremo che cosa succederà per i prossimi, per le prossime partite. Ne avremo appunto 7 tutte appiccicate da qui, cioè dal 12 fino al 4 di gennaio. Allora, Lorenzo, comincio da te. Dopo questa ennesima vittoria, che cosa possiamo dire della SPAL? Che ha ripreso fiducia, che è il modo migliore per cominciare questo periodo di partite molto impegnative, perché ci saranno Cittadella, Chievo, Venezia, Lecce, l'Ascoli e il Brescia qui solo a fine di novembre, ma noi parliamo solamente delle 6 vittorie in campionato. Teniamo presente che la SPAL è anche qualificata in Coppa Italia, quindi ha ottenuto anche dei risultati di livello in quel senso. Ecco, voglio dire in questo modo che quando una squadra comincia a fare risultati, i giocatori cominciano a crederci. È quello che i britannici chiamano momentum, con un termine latino, ovvero la spinta, un momento nel quale, un periodo nel quale le cose vanno particolarmente bene, ed è ciò che qualche tecnico anni fa diceva: quando vincere aiuta a vincere. La SPAL sta vivendo esattamente questo tipo di momento. È una cosa molto positiva, credo che sia il momento, il modo migliore, come ho detto un attimo fa, per approcciarsi alle prossime partite, che saranno un po' la prova del 9 in realtà, per capire se la SPAL sarà una squadra da primo posto, da primo o secondo posto, quindi da promozione diretta o da playoff. Tuttavia la SPAL è destinata, a mio avviso, a rimanere lì in alto, a questo francamente credo, perché è ben costruita. Al di là del 4-0 di oggi, secondo me ha dimostrato, e non solo nelle ultime partite ma anche in quelle iniziali nelle quali i risultati non arrivavano, ha dimostrato e sta dimostrando di essere una squadra altamente attrezzata per poter ottenere una promozione in qualche maniera, che sia diretto, che sia ai playoff. Allora Matteo, io ti do la parola per leggerti questo messaggio. Adesso l'importante è non farsi prendere dall'euforia del successo e andare spediti a piccoli passi fino alla meta. Che ne dici? Ma io dico che il nostro allenatore Don Pasquale Marino abbia l'esperienza e l'intelligenza tale da capire quello che deve fare senza che noi ci sfasciamo la testa da tifosi. Io sono contentissimo di lui, se ne parla poco, è un grande allenatore, ha dimostrato che la Serie B è pane per i suoi denti. Oggi ho visto davvero una bellissima SPAL, credo la più bella della stagione dopo quella in casa con la Salernitana. Sono davvero contento perché 6 vittorie di fine, ma chi l'avrebbe mai detto? Ma chi l'avrebbe mai detto? No. E quando comunque Corrado parlava della Salernitana, ho già letto che hanno trovato il modo di aggirare il tutto, perché il presidente è mezza Roma, mi pare che si chiami, che non è un gioco di parole ma si chiama davvero così. Però credo che la Salernitana a Corrado scoppierà andare a maggio, non nutro speranze o paure su quella squadra. Quelle che mi fanno più paure sono il Lecce, il Monza e l'Empoli, ma occhio anche al Frosinone di Nesta, perché ne sta vincendo parecchie. Una grande SPAL, speriamo di continuare così, perché il mese è duro adesso, arrivare a gennaio. Ma guarda, hai detto bene, anch'io sono sorpreso quanto te dalla Salernitana, che non mi sarei mai aspettato in questa posizione di classifica. Gli ha girato un po' tutto bene, ma non ha né l'organico né anche la tradizione per stare lì davanti. Sono molto sorpreso in maniera negativa
dalla Brescia, ma penso che lo sappiano anche i bresciani, perché rappresenta un'altra delle corazzate della Serie B che doveva sicuramente stare più in alto. Invece sul Frosinone, che dici tu, invece nutro qualche perplessità, perché c'è appunto Onesta che per me è l'incognita negativa. Grande giocatore, è uno di quei grandi giocatori, non l'ho mai nascosto anche nei miei pezzi, in cui che non mi convincono da allenatori. Vedi Pirlo, vedi Nesta, io di questi nutro sempre un po' di scetticismo. Poi alcuni mi hanno stupito, vedi Zidane. Su Zidane nulla da dire, perché non è mica detto che se allena una grande squadra sia così scontato vincere. Ebbene, lui ci è riuscito e secondo me anche, come è anche stato convincente. Poi altri mancini, insomma ci sono vari esempi, però questi dell'ultima tornata mi lasciano un po' l'amaro in bocca, mi lasciano un po' perplesso. Vedi appunto il Frosinone che ha un'ottima squadra, un allenatore invece ancora tutto da valutare. Per quanto stimassi Nesta giocatore, da milanista e da appassionato di calcio, tanto poco fiducia nelle sue capacità in panchina. Poi magari ci stupirà tutti, però per il momento rimango scettico. Allora, intanto Nesta scettico. No, beh, insomma, poi uno è scettico con chi vuole, certo. Ci mancherebbe altro. No, io ero scettico sul tuo tifo per la SPAL, pensa te. Penso a te, io ero scettico su Magnoni, invece vedete che ho fatto bene a chiamarlo. Ma perché eri scettico su Magnoni? Se veramente, guarda, domani vado al bar di fila a vedere se passa un altro ragazzo poco vestito. Ormai siamo a questo, vero? No, ascolta, Magno, fammi leggere questo messaggio di Max Fogli che ti ho in parte anticipato. Ma Magno, perché... sono dottore, ricercatore. Ma cioè, dottor questo... Magnoni, va bene, dottor Magnoni. Allora, Max ci ha seguito guardando sia appunto la SPAL su DAZN, sia con i nostri commenti, dice: a mio avviso non è il momento di vendere nessuno, a questo punto ci si deve provare sul serio. E poi per finire ti chiede, ma magari questo ce lo racconti dopo, di raccontarci, caro Corrado, del tuo controllo di palla a Malborghetto negli allenamenti con Giuliani. Bello. Io non so di cosa stiamo parlando, però... Ti dico solo, lo insegnano a Coverciano, quindi stai dicendo una... No, sto scherzando, ecco. Mi sta prendendo in giro, perché non è... quel classico controllo e tiro in porta, controllo a seguire con palla controllata. Non tira un terzinaccio di quelli che sperava che la palla finisse più lontano dall'area, meglio in tribuna che sui piedi di un avversario. Quindi assolutamente, come ha detto Zoff di Maradona, mi sono rivisto, ha detto: io purtroppo invidiavo quelli che creavano gioco, perché io ero costretto a distruggerlo e lui era costretto a parare. Poi è stato anche fin troppo modesto, perché era un artista anche nell'interpretare il suo ruolo da portiere, per quanto fosse uno di quegli vecchio stampo, cioè proprio piantati in porta, però con grande senso del gioco e in grado di inventare trame per parare i tiri di campioni, di fenomeni come quelli, come Maradona e come altri, insomma. Certo, allora io adesso vi anticipo con Corrado, con Filo e con Vittoria, ci vediamo tra qualche minuto e faremo una parte conclusiva. Ne approfitto invece per ringraziare e salutare, che sono stati in collegamento con noi, Matteo Agnelli e Lorenzo Longhi. Ragazzi, ciao a entrambi, quindi grazie mille. Ciao ragazzi, grazie, è sempre un piacere. Ecco, poi insomma ci ribecchiamo nelle prossime settimane. Matteo, da domani siamo in zona gialla, quindi o Vittoria ti viene a trovare, oppure insomma ci vediamo qua la settimana prossima, ok? Mettiamo d'accordo io e lei dopo. Va bene. Allora, come dicevo, match continua tra poco con le ultime considerazioni, ma non solo, lo ripeto ancora, per tutti coloro che vogliono sentire un po' di buona musica, tra poco ascoltiamo anche Phil Grandini in un paio di video che ci ha portato, quindi rimanete con noi e se volete continuare a scriverci, sms 439 000 3337, tra poco a disposizione per leggere questi messaggi e anche quello che ci avete scritto su Facebook. Ci ritroviamo tra qualche istante. E allora, tanti commenti su questo 4-0 della SPAL, noi del vero fuori onda stavamo già parlando anche di Capodanno, di quello che potrà essere l'anno prossimo, aspettative varie, anche un po' ci stiamo inventando un po' quello che potrà accadere, insomma rimanete aggiornati con noi su quello che accadrà anche per il Capodanno di Ferrara, perché anche lì ci sono ancora un po' di questioni da decidere. Comunque, parlando di calcio, allora tra un attimo ascoltiamo un brano di Phil, però facciamo un ultimo giro. Corrado, allora, d'accordo, visto quello che è stato il risultato, che cosa possiamo dire anche in aspettativa di quelle che sono le prossime partite? Beh, di sicuro col Cittadella arriviamo carichi a molla, carichi a mille, capaci di dimostrare un gran bel calcio con un Paloschi ritrovato, non è cosa da poco, perché questi attaccanti, una volta che li sblocchi, di solito non si fermano più. Potrebbe essere il punto di svolta, la chiave di volta della stagione sia di Paloschi che della SPAL. Poi vediamo, perché anche il Cittadella arriva a carico, arriva all'appuntamento
cattivo, ha bisogno di punti, è una squadra che da tanti anni è lì che mette il bastone tra le ruote, è l'ago della bilancia delle squadre che ambiscono a salire di categoria. Sarà davvero un bello spartiacque, sarà davvero una sfida che ci dirà molto più di quella di oggi. Oggi abbiamo visto che la SPAL con le piccole, pur soffrendo in quel di Chiavari, con le piccole lascia nulla al caso e lascia agli avversari nemmeno le briciole. Quindi buona SPAL, ottima SPAL, ottimo Marino che si sta calibrando e per ora solo cose positive, solo cose buone dal vecchio nome del Malborghetto, salutando, ne approfitto così per salutare anche Max Macetefogli che ci ha seguito, augurandogli di essere sano, pimpante anche per l'ultimo dell'anno. Ti anticipo già, ma vedo che ho abbastanza minuti, un quarto d'ora per andare avanti con un monologo, non lo farò. No, no, perché dobbiamo due video di fila. Lo parliamo dopo del Capodanno? Facciamo un attimo. Allora, a proposito di Capodanno, Vittoria, l'anno scorso Phil ci ha deliziato con la sua musica, giusto? Esatto, Phil è sempre bravissimo in tantissimi nostri spettacoli, lo chiamiamo perché Phil è veramente una forza della natura. Grazie. Sul palco è incredibile, veramente. Ecco, grazie. Allora, a te la scelta, da che video partiamo, Phil? Direi che partiamo dall'ultimo singolo che è uscito quest'estate, si chiama Incollato a te, l'abbiamo visto proprio in anteprima qui, che non è proprio un video, ma è un videotesto, dove, che ho voluto proprio far vedere il testo della canzone principalmente, anche perché si parla proprio dello stare vicini, del volere stare vicini in questo momento dove dobbiamo stare assolutamente lontani, però speriamo che sia ancora per poco. Okay, sentiamo dunque la musica. Basta mettersi comodi, pensavo, e saper aspettare. Ma sono solo le parole di chi da sempre sa e fa pugni con il cuore. Voglio un bacio da te.
Allora, Raffaele Grandini, intanto quel divano ce l'hai davvero oppure era una, è un montaggio? Devo dirlo, ma è un montaggio, è un però montaggio. È bellissimo. No, volevo vedere se magari a casa tua c'era una qualcosa, no, di penso così. Infatti tutto il team di Tommy Puleo che mi hanno fatto questa, anche Andrea mi ha fatto la foto, lo stesso che ha fatto... Ah sì? Sì, Andrea mi ha fatto la foto. E hanno fatto un montaggio, sono veramente bravissimi, sono dei social media manager veramente molto bravi, hanno fatto questo fotomontaggio e in realtà io ero steso su dei tavoli da ristorante e poi mi hanno adagiato sul... Mi hanno detto nudo tra l'altro, l'ha vestita virtualmente, mi hanno vestito. Te mi è capitato con Rado di fare delle foto del genere? Ma te le ho mandate anche su WhatsApp. Ah certo, ovvio, non hai... ho WhatsApp intasato, non hai apprezzato, ci sono rimasto un po' male però, per la verità. Speravo almeno professionalmente un commento, però sappiate che quando se mi mettete dentro un gruppo mi tolgo. Questo ti piacerebbe, ti piace? Ma io voglio dire un commento da Vittoria, scusa, per finire. Cioè, cosa pensi di questo video, la canzone, il divano, di quello che vuoi tu, guarda. Il video è bellissimo, l'ho sempre detto a Phil, il pezzo è veramente, veramente bello. Gli avevo detto già l'altra volta e questa volta lo confermo. Poi si sa, insomma, io ho un debole per Phil, per me è veramente una bravissima. Qua abbiamo la Vittoria che si sbilancia. Beh, che collaboriamo, abbiamo collaborato collaborato tantissime volte, proprio perché a me e alla mia famiglia piace veramente tanto come persona e come artista, quindi complimenti veramente. Grazie, è bellissimo lavorare per voi. Grazie. E con voi. Vabbè, intanto no, stavo guardando perché un po' dei messaggi che sono arrivati ultimamente, e per esempio Paola e Ultimo dicono una grande partita, grazie per le emozioni che ci avete regalato, se andiamo avanti così torneremo in Serie A, e come loro ci sono tanti altri messaggi analoghi, quindi insomma, che dire. Beh, grazie a voi che l'avete commentato. Dobbiamo insomma, assolutamente registrare questo stato d'animo e portarlo avanti anche nei momenti bui, perché ci saranno, per forza, certo. Ci sarà qualsiasi tipo di calo, non dobbiamo buttarci giù e sapere che la nostra squadra sa giocare così e può giocare così, si può arrivare così anche fino alla fine. Speriamo bene. Va bene, allora io direi di fare un giro di saluti, poi chiudiamo proprio con un'altra canzone di Phil. Intanto Corrado, grazie mille per quello che ci hai comunicato. Beh, diciamo, grazie, grazie a te Nicola, sempre un piacere, sai che mi stai simpatico nonostante tu non tifi SPAL. No, sto scherzando. No, è stato un piacere anche soprattutto aver contribuito un po' con l'animo a portare alla sesta vittoria di fila, 4-0 contro il Pisa, la SPAL che si incammina verso quello che deve essere così questa stagione. Assolutamente, non deve andare in modo assolutamente diverso, deve andare proprio in questa direzione. E ovviamente grazie a Maria Vittoria Pasetti, come sempre. Grazie a te Nicola, sempre grazie a tutti. Ne approfitto infatti per salutare tutte le persone che sono state con me questo pomeriggio su Facebook, soprattutto Maurizio che ha commentato tutto il tempo la partita insieme a me, quindi un saluto a tutti. Va bene, e grazie allora a te. E prima di chiudere ancora con Phil Grandini, che ringrazio, volevo salutare anche Agnese e Alessandro che ci hanno supportato in regia. E Phil, con cosa chiudiamo? Chiudiamo con Gioco d'azzardo, che è un video e una canzone che ho fatto qualche anno fa, e poi volevo ringraziare ovviamente tutti quanti voi, è sempre un piacere venire qui a Telestense, qui a Match, grazie a tutti e oggi ci siamo proprio divertiti, è stato bello. Ci vediamo la prossima settimana, grazie ancora, musica e questa sera decorate 19:30 il TV giornale di Telestense, alla prossima! È stato un gioco uno sguardo, è stato un gioco d'azzardo tra me e te, ma non volevo arrivare a sopportare quel male che non c'è, perché alla fine di tutto poi cos'è? Solo paura di mettersi in gioco e scegliere di essere. Le domande e risposte, e ho conosciuto persone sagge che sanno dove arrivare e sanno come appoggiarmi a crescere, nonostante quello che io sono e che sarò. Osservo i tuoi movimenti, i tuoi pensieri e la tua scia, io capirò. Guardando come fai, vivi, ascolti solo il cuore e l'anima.
sono qui vicino a te, mi spiegherai com'è. Sono un bambino e per la prima volta mi alzo in piedi ma le gambe tremano. Sto camminando quasi immobile, apri le braccia e portami via con te. Siamo foglie nel vento, ma sarà primavera insieme a te. E passo dopo passo arriveremo a un traguardo che però non c'è dato sapere dove, quando e se sarà. Ma non esiste timore se nel mio riflesso c'è io e te. E ho visto come fai, vivi, ascolti solo il cuore.